giochi festivi nella piana davanti a San Paolo fuori le mura. Per tutti i campioni del gioco. Ezio, l'età avanzata mi ha reso pigro. Non sapevo che fossi tornato a Roma. Cos'è stato? Salai? Sei tu? Ezio, l'età avanzata mi ha reso pigro. Non sapevo che fossi tornato a Roma. Purtroppo non posso trattenermi. Cerco un passaggio via mare. Lascia che t'aiuti. Conosco un capitano. È assai discreto. Aspetta, ho scritto il suo nome da qualche parte. A che cosa stai lavorando? Questo? Un passatempo. Tu ovviamente conosci Pitagora. Vagamente. Il geniale studioso greco che scoprì molteplici segreti sulle sfere celesti e sul nostro cosmo. Questi simboli sono suoi? Da quando ho esaminato quella strana mela, mi sono rimasti impressi nella mente. Ho trovato simboli molto simili negli scritti dei discepoli di Pitagora. Temo che il nome del capitano mi sfugga. La mela non è più un problema. Sarebbe meglio che ti concentrassi sulla pittura. Mi pare che tu stia facendo un ottimo lavoro su questo. Ah, sei cortese. Tuttavia anch'io sono persuaso che non sia granché. E quel sorriso, esagerato, senza senso. Ma pittura a parte, ho fatto una scoperta qualche giorno addietro. Una notevole scoperta. Salai, vuoi portarmi? No, non è tornato. Volevo accompagnarti al porto, ma non posso lasciare la bottega senza il mio assistente. Bene, ci metto un attimo. Temo che tu sottovaluti Salai. Aspetta e vedrai. Come vuoi. È probabile che tu lo trovi alla volpe addormentata. Ve lo dicevo che erano dadi fortunati. Vorrebbe la fortuna essere brava quanto me. Gian Giacomo. Io non rispondo a quel nome. Salai. Meglio, ma non abbastanza. Sì, di nuovo. Maestro Leonardo richiede la tua presenza. Che aspetti? No. Bel cappuccio. Siete uno dei monaci di Giulio? La mia chiesa non è di Dio. Fuori dal regno di Dio v'è quello degli uomini. È quello che venerate? Vieni con me a scoprirlo. È stato un piacere, ma devo andare. Oh, su via, restate, messere. La partita non è ancora finita. Mi duole, ma ho un'occasione migliore. Fate strada, messere.
tre uomini della partita a dadi ci seguono. Non fiatare. Perché? State a sentire, ho smesso di giocare. Già, anche noi. Dove credi di andare? Ora impareranno cos'è il rispetto, vero amico? Bella. Vedete da voi che non è così. C'è un solo uomo a Roma in grado di dar vita a uno spettacolo simile. Voi dovete essere Ezio Auditore. Vieni, dobbiamo tornare immediatamente da Leonardo. Non parlate granché, è vero? Bene, faccio strada. Statemi dietro. Il consiglio. I forestieri non desistono. Ho già veduto dei discepoli con vesti simili. Cercavano un oggetto in mio possesso. Intendete il frutto dell'Eden? Leonardo te ne ha parlato. Mi dice sempre tutto. Temo che la sua indiscrezione ci sia costata cara. Dobbiamo avvertirlo. Non dite altro. Conosco la strada migliore. La prendo ogni mattina alla chiusura delle taverne. Seguitemi. Di portare con sé una lampada e un secchio d'acqua ogni qualvolta predichino in un fiorino. Faccio il giro. Che ne dite di quattro salti sui tetti? Leonardo mi diceva di aver scoperto qualcosa di importante. Sono anni ormai che esploro una catacomba segreta. Credo sia venuto a Roma apposta. È ossessionato, ve lo dico io. Lavora su questa cosa giorno e notte, non mi porta mai fuori. Ed è così avaro. Lo devo supplicare perché mi dia qualche soldo. Ti dà del denaro, sul serio? Più o meno, come si dice. Occhio non vede, cuore non duole. Allora, voi siete di Firenze? Bella città, eh? Sta bene, userò l'immaginazione. È ancora troppo presto per duellare. Seguitemi. Leonardo ha scoperto qualcosa nelle catacombe. Ha trovato l'ingresso di un tempio. Qualcosa di cui aveva letto in un libro. Erano anni che non lo vedevo così entusiasta. Ha detto qualcos'altro? Che il tempio contiene il numero perfetto. Una scoperta fatta da uno studioso dell'antica Grecia. Pitagora. Forza, prendi un po' questo. Addosso! Facciamoli fuori! Assaggia la mia lama! Facciamoli fuori! Forza, prendi un po' questo! Addosso! Non lo vedo! Facciamoli fuori! Assaggia la mia lama! Forza, prendi un po' questo! Volete far ritorno alla svelta? Evitate le loro spade! Conoscendo Leonardo, immagino che parli delle sue scoperte a chiunque lo circondi. Hai notato uomini con strane vesti attorno a lui. Perché dovrei sprecare il mio tempo in bottega quando posso spassarmela in giro? Chiedetelo al maestro quando arriveremo da lui. Le guardie non tollereranno più gli abusi recentemente commessi. Siete avvisati. Le pene saranno severe finché la situazione non sarà tornata alla normalità. Impressionante. Meglio che stiano... Se ricorda ai pellegrini di evitare, dopo il tramonto, i ponti e le taverne vicino alle giorni. Ehi, non potete fare! Il nostro signore campione...
maestro! L'hanno portato via. No! Deve essere qui! Il tempio che aveva scoperto, dov'è? Leonardo! Salai, se vuoi salvarlo, devi dirmi dov'è quel tempio. Io non lo so. Diavolo! Ezio, c'è una scritta sul pavimento. Che cosa dice? Non so leggere. Leonardo ha promesso di insegnarmi, ma adesso... Villa, dipinti. Vuole che esaminiamo dei quadri. Ricordo che quando Maestro Leonardo alloggiava alla vostra villa, cercava la posizione delle catacombe. Nella galleria erano esposte diverse sue opere. Che relazione possono avere con il tempio? Forse le pagine delle sue ricerche sono nascoste in una delle cornici. I dipinti non ci sono più, sono bruciati nell'attacco. No, non è vero. Soltanto Leda e San Giovanni. Tutti gli altri li ha presi il Borgia. 6 dipinti. 5. Dissi al mercante che quel ritratto di dama era di Leonardo. Gli servivano i soldi per un farsetto. Ovviamente, ora è passato di moda. Dove sono i quadri adesso? Lì a Lucrezia Borgia, nel palazzo di suo marito, fuori Ferrara. Allora è tempo che mi riprenda ciò che è mio. La cavalcata è stata piacevole, duchessa? Affatto! Ho corso a rotta di collo tutto il tempo per timore di una pugnalata alla schiena! Non riesco a capire, duchessa. Chi tenta di uccidervi? Mio padre li teneva a bada. Mi teneva al sicuro. Ora mi danno la caccia. Vogliono la mia testa! Ma, signora... La vita di campagna doveva essere serena. La morte mi segue persino qui. Aumentate le ronde e avvisatemi se ci sono intrusi. Nessuno può entrare nel palazzo tranne la guardia di mio marito. Sentite una duchessa? Suonate l'allarme se avvistate qualche intruso! Povero Alfonso, sua moglie ha perduto il senno.
nostra scarpe ufficiale della duchessa. Nessuno può entrare nel palazzo. Non vorrei che se le lustri da sola. Da sentire, quello che la duchessa fa o non fa non è di certo affar nostro. Te lo dico io, cosa dovrebbe fare? Sinceramente preferirei di no. Protesterò col duca in persona. Ah sì, e come pensi di riuscirci se manco puoi entrare? Ne ho abbastanza. Resta dove sei. Fatemi passare. Devi aspettare finché la duchessa non te lo permette. Delle sue guardie per averlo appoggiato contro la vita. Faremo vedere quanto durerà questa alleanza. Alfine siete venuto a uccidermi, assassino. Buongiorno, Lucrezia. O dovrei dire duchessa. Un titolo preso in prestito da mio marito. Inadatto e a malapena capace di celare la verità. Potete tenervi la vita. Sono qui per i vostri dipinti. Cos'è? State arredando casa? Mi risulta che abbiate 5 tele di Leonardo da Vinci che mi appartengono. Le rivoglio. Se solo fosse così facile. La mia città natale, la mia famiglia mi sono state strappate. Credete che Ferrara mi ami? Sono una forestiera, una reietta, un'orfana. I vostri quadri non ci sono più, assassino. Fatico a credervi. Spaventoso, non è vero? Perdere così tanto. Forse potremmo confortarci a vicenda. Sì, forse. Dove sono i dipinti? Venduti a Francesco Colonna. E uno da un tale di cui mi ero incapricciata, Patrizio. Passa il suo tempo dalle parti del Vaticano. Uno soltanto l'ho tenuto per me. Consegnatemelo. Guardie! Caricate l'annunciazione di Da Vinci su un carro. Lasciatelo fuori dalle mura. Molto bene. Ora. Chiudete gli occhi. Mio marito arriverà tosto con le sue guardie. Perciò fareste bene
a sbrigarvi. Perdonatemi, duchessa. Per quale ragione? Nessuno può lenire la vostra pena. Dovete pensarci da sola. I miei omaggi al duca vostro marito. Guardie! Guardie! Il banchiere senese Agostino Chigi ospiterà un'altra grande festa nella sua villa in onore della sua immensa fortuna Giustizia. E in particolare degli enormi profitti allesi concessi alle famiglie dei Colonna e degli Orsini. Segnalate ogni crimine alla guardia cittadina. Bilancio senza quel pagamento, mi serve ancora. Ha dichiarato solennemente
che la cucina milanese va migliorata e portata al livello di quella francese prima che gli metta piede in Lombardia. Continuerà invece a confiscare il vino finché le sue ragionevoli richieste non verranno soddisfatte. E ricorda ai tuoi pecorini di evitare, dopo il tramonto, i boschi e le taverne. Non te ne andrai così facilmente. Diavolo! Ci sta fuggendo! Lo vedo! Laggiù! Dov'è finito? Era ludica di rispettare i figli del Ducato e i loro sostegni. Sono stati segnalati molti casi di cedimento di pali in qualche modo indeboliti. Forse è in ritardo. Siete qui per il dipinto? Sì, Patrizio. In alcuni rioni si consiglia altresì di evitare di indossare accessori e abiti di certi colori. Il giullato di Ferentino, che per qualche caso... l'ordine di uccidere chiunque salga. Giusto. Non puoi stare. Che ci fa? Non puoi scendere. Quella puttana me l'ha mandato in regalo. Non ce la voglio più in casa mia. Saremo lieti di aggiungerlo alla collezione. Come convenuto, il maestro attende per riceverlo dalle vostre mani. Pensava di compiacermi donandomelo dopo aver sposato un altro uomo. Gli usi di uomini e donne sono bizzarri. Ma Ermete ci insegna che attraverso lo studio entrambi possono raggiungere l'armonia. È evidente che non avete mai incontrato una donna come Lucrezia Borgia. Non tolleriamo disordini. I vari consigli rionali e le botteghe dei membri delle gilde dispongono dei bilancini necessari per effettuare verifiche immediate. Si ricorda che le pene per la contraffazione e l'alterazione della moneta sono serissime. Basta sprecare il mio tempo. Tutti i pellegrini giunti a Roma. Che ci fa qui? Scende subito. Ponti dopo il tramonto. Che ti credi di scontri fra giovanili. E ricorda gli artigiani. Niente.
Che ci fai qui? Cosa c'è? Che succede? Maledette bifolchi. Vieni con me. Cosa fa? Ma è pazzo! Dio! Volete concludere la vendita? Sicuro. Quella donna ha finto trasporto per sedurmi. Tutta colpa del suo sangue spagnolo. Ne sono certo. Ah, dispensate menzogne con noncuranza basandovi su poco più di un nome. Quei paesi, quei gruppi, diventano bersagli facili per i pigri e gli ignoranti. Dovreste dirlo a lei, la presuntuosissima duchessa. Puttana! Ho cambiato idea. Quel dipinto non merita di appartenere a chi che sia. Esamina il dipinto e cerca indizi. Fa attenzione. È il prodotto di mani umane guidate da un brillante ingegno. Trattalo con rispetto. Vai. Attento, non dormire in piedi. Perduto il segno. Figlio di... Ma cosa credete di... Non dovresti essere... Che cosa fa? Più veloci! Non perdetelo! Mi pare di averlo... Non lo vedo più! Più veloce! Più veloce, diavolo! Muori! Muori! Avanti, fatti sbudellare! Adesso muori! Adesso mi ho davvero abbassato! La pagherai! Non lo vedo più! Dalla vita! Eccolo! Va! Quel che si meritano, bel signore. Lasciate! Siamo con voi! Dio vi rimeriterà! Ma che siete, fuori di senno?
La recente epidemia di sifilide è stata collegata a questa sconsigliabile pratica. Quello è l'uomo, non come arrivi. Udite, udite! A tutti i residenti e i visitatori. Tutti i cittadini inglesi mi le condoglianze per la scomparsa del loro ambasciatore. No. Membri sarà... della giunta del Paese si rende nota una miracolosa del il vescovo di Foligno ha reso noto che si stanno compiendo indagini in merito a un presunto miracolo nella sua diocesi. Come osservato da tutti i fedeli presenti, durante l'Eucaristia la statua di marmo della Santa Vergine ha pianto sangue. Buongiorno. È questa la dimora di Francesco Colonna? Lo era, ma ora è tutto delle banche. Abbiamo perso ogni cosa. Anche i quadri di Da Vinci. Una minima parte della collezione del Signore. Ciò nonostante a me interessano. I 3 dipinti sono stati messi all'asta e acquistati da un mercante di Firenze. Si appresta a salpare Aurora dal porto fluviale. Grazie mille. Non l'abbiamo capito. Ezio Auditore. No, fatevi trovare al porto al mio ritorno a Roma. Vi mostrerò l'interno della mia nave. Vivi in questo letamaio di città anziché nella bella Firenze. Come sei caduto in basso. Duccio, non siamo più fanciulli. Guardati attorno. Stavolta non sono solo.
e tu invece sì. Sta molto attento. Oh, si sta solo parlando, no? Ho saputo che questa città ha però giovato a tua sorella. Non si decideva ad aprire le gambe a Firenze. Invece adesso non fa altro da mani al seno. Per Dio! Che fate, gli impalati? Colpitelo! Puoi picchiarmi, ma ciò non significa che Firenze ti riaprirà le porte! Chiudiamo questo... Sporco romano! Non vi vogliamo! Andatevene, bastardi! Grazie a Dio, siete giunto qui. Fingeva di essere uno di noi, ma sapevamo tutti che eravate degli intrusi. Conviene chiudere il becco e darmi ciò che voglio. I tre dipinti di Da Vinci. Uno è a bordo. Gli altri due sono stati acquistati da un cardinale. Intende mostrarli a un'esposizione riservata ad alti prelati. Come faccio a entrare? E che ne so io? Chiedilo a quella puttana di tua sorella. Sono sicuro che sia andata a letto con un paio di cardinali. Oh! Diavolo! Mettetevi in salvo! Un altro scherzo della sorte! Sarà una scommessa fra ubriachi. Zerro modo di andare in giro. Dall'altato della Madonna col bambino, incastrato nel muro, sopra la bottiglia caseale. Ma diavolo! Ha richiesto l'immediata macellazione e consumazione di tutti i magliari. A seguito dell'incendio della settimana scorsa a Barione, si richiede a tutti i prelati di portare in seguito. Andare in giro così sarà un nuovo costume.
lavori di ristrutturazione e pulizia a Santa Maria del Popolo. Il vescovo chiede ai pellegrini di evitare la zona fino al nuovo. Venite, brava gente! Guardate tutte le auto! Potete anche farvi crimine e problema legato all'ospitalità o altro all'ufficio lamentele del Vaticano. Settimana scorsa a Barione si richiede a tutti i preti laici di portare con sé una lampada e un secchio d'acqua. Fuori ammuffiti o metalli arrugginiti! Solo c'è una buona qualità per i viaggiatori! Una nuova cura per la sifilide a base di piombo. Buongiorno. Qualcuna di voi sa di un'esposizione d'arte qui in città? Sei tornato a Roma. Giusto il tempo di farti visita. Ezio, non mentirmi. Devo partecipare a un'esposizione privata di quadri di Leonardo. C'è un'esposizione a Castel Sant'Angelo in serata, ma ti servirà un invito. Fortunatamente so dove puoi procurartene uno. Ti garantirà l'accesso ai piani inferiori. Solo i cardinali possono salire di sopra. Sapevo di poter contare su di te. Sì, sì. Ti faccio accompagnare dalle ragazze. Buona fortuna e non farti acciuffare. Augurando a sua grazia pace e tranquillità nel corso della sua visita.